Una losanga non si trasforma per magia in una stella. Una stella non si cambia così facilmente losanga e comunque il passo da losanga a stella non è così breve o così scontato. Sì, perché l'equazione ti creo una nuova identità elettrica e ti imbottisco di accessori più o meno utili, compreso un portabaguette, su un'utilitaria dal nome glorioso come la R5, ma che comunque era ed è catalogata come auto popolare al pari della R4, non la trasforma per magia in premium, prezzi compresi. Per trasformare un marchio da generalista a premium non basta la bacchetta magica. Occorrono tempo, tanto denaro. Sarebbe opportuno, ad esempio, chiedere a Volkswagen quanti fantastiliardi e tempo ha speso per trasformare l'auto degli impiegati tedeschi con i quattro anelli in quell'Audi che tutti oggi conosciamo. E poi occorre una certa dose di fortuna che alla fine fa sempre la differenza. Ma poi, a pensarci bene, proprio Renault lo ha già un marchio premium. Si chiama Alpine. Basterebbe investire su nuovi modelli invece di relegarlo ad un allestimento speciale, Spirit Alpine, per cercare di alzare i prezzi su versioni normali by Renault. D'altronde, operazioni del genere sono state già fatte con successo su brand storici come Abarth, oppure giovani ed emergenti come Cupra, che sta pagando gli stipendi a Seat grazie alla sua Formentor. In fondo, ad inventarsi i fenomeni commerciali Abarth e Cupra è lo stesso papà dei progetti che oggi ha in mano le sorti di Renault. Insomma, la fratellanza dei marchi generalisti europei e non sembra sempre più proiettata nel farci credere che basta alzare l'asticella della qualità per alzare i prezzi su prodotti normali. E proprio perché normali, fatti per gente normale, che vorrebbe unicamente pagare il giusto per avere un R5, oppure una Scenic o una Captur. Anche perché, se non è gente normale, si va giustamente a comprare, allo stesso prezzo di una losanga by Renault, la Stella by Mercedes, l'Elica by BMW, oppure i quattro anelli by Audi. Perché quando vai al bar, sono auto che fanno status. Tornando alla nostra protagonista, la City Car Vintage 100% elettrica R5, si porta a casa a partire da 25.000 euro fino ad arrivare a 35.000, perché la storia ha un prezzo e certe volte la paghiamo a caro prezzo.